consueta divisa blu. Calcio d'avvio molto profondo, subito in impressione sul saltatore francese, arrivano Musavili e Morevalu. Far pressione, è difficile far uscire questo pallone per i francesi, si rischia, e infatti turnover, palla a Figi, non v'era dubbio visto come si stavano mettendo le cose, l'arbitro non avesse altra scelta. Tornano il possesso, quello che volevano i giocatori figiani è tornare in possesso dal calcio d'invio, così è stato. Adesso prima mischia, vediamo, forse hanno un po' anticipato l'ingaggio, vediamo adesso l'arbitro gli dice di organizzarsi come nella rugby a 15. Ancora un fischio, tutto da rifare, quindi penalità, gli ha dato una penalità, gli ha dato un ingresso anticipato ai figiani, non so cosa gli abbia dato. Fatto sta, punizione in favore della Francia, che va a gestire questo pallone, come al solito Bourakha è il motore di tutte le azioni della formazione francese. Figi non lascia giocare Vesivea Vudrovalu, con le sue pinze blocca letteralmente il portatore di palla francese. Adesso arriva a sostegno Morivalu. Sono veramente, fisicamente i figiani sono veramente forti, gli hanno levato due volte il possesso. E adesso meno uno, meno due, meta di Vesea Vudrovalu, è impressionante, prova di forza, punto e basta. Eh sì, qua uno contro uno va in un fazzoletto, via, non riescono neanche a buttarlo fuori in touche. E un po' all'inizio, così il mio pronostico sembra essere azzeccato. I figiani sì, sono stati battuti da una squadra molto forte, ma hanno una grandissima qualità e sono dei giocatori di rugby a 7, dei puri giocatori di rugby a 7. Calcio totalmente da dimenticare, si rimane quindi sul 5-0, meta non trasformata per la Presiding Beach Resort, ovvero sia Fili, in vantaggio quindi 5-0 sul France 7. E intanto giro di campo, e qui qualcuno ha perso una scommessa, sempre un po' di dubbio, di un omaccione in costume da bagno e tricolore al collo. Sì. Cose, eccolo, cose che fanno male allo sport queste, ma le scommesse vanno pagate, punto e basta. Per fortuna c'era lo slip, un metro. Esatto, sì, perché avevamo appena mangiato qualcosa. Allora, pagato questo pegno per quanto riguarda gli azzurri, direi, visto il tricolore, sì, è qualcuno dei nostri. La nazionale non ha vinto, perché non ha vinto, allora sicuramente una scommessa, quella di calcio ha perso anche quella di calcio ieri col Messico. E allora Francia ancora in difficoltà, impressionante l'onda d'urto dei figiani, questa volta forse fallosa, così è penalizzata la partenza dei francesi con Pierre Cabot, e non si scappa ancora, Figi avanti, impressionante, schiacciati i francesi all'interno dei 22, non hanno messo mai la testa fuori, anzi forse non l'hanno mai messa fuori dai 10 metri contandoli dalla propria linea di meta. Eh sì, i figiani sono molto aggressivi, sono molto forti. Intanto il nostro, come dire, il stripper vestito si è esibito anche in un salto triplo nella pedana, il salto in lungo. Che faccia alle Olimpiadi? E chi lo sa, sarà un decatleta. Non c'è forza pubblica da intervenire, servirebbe la Croce Verde probabilmente, ma insomma. La camicia di forza. Il vero servizio anche questo. Insomma, intanto la Francia, che se la sta passando invece piuttosto male, recupera il pallone, il cambio di passo, traiettoria di Kamanas, non riesce a trovare il modo di uscire ancora dai 22, la Francia ricacciata dietro ancora una volta, buon passaggio di Bourakha, e poi ancora impressionante la forza d'urto di Vesea, Vaidravalu, un tram in corsa, difficile da fermare. Francia esce dopo il 22, c'è però l'infrazione, si torna indietro, si torna sul vantaggio, passaggio avanti francese, mischia Figi.
guardate adesso che succede. Opla, non c'è modo di ragionare un istante. E adesso mischia. Pronti a vedere qualche possibilità di resettaggio. Temo che la Francia deve anticipare un pizzico. Anche se a vederli così sono, sembrano grandi contro bambini. Pallone che schizza fuori in maniera non adeguata, Figi che possono ripartire immediatamente. Attenzione a Seletuga, prova a portare fuori il pallone, questa volta è abile la difesa francese. Hai visto il mediano di Mischia, Figiano ha fatto un passaggio col piede al, al proprio mediano di apertura. Nel rugby a 7 questo succede abbastanza frequentemente. Se avesse preso il pallone il mediano di Mischia avversario sicuramente l'avrebbe preso con la palla in mano. E allora la possibilità adesso di provare a contendere in touche, funziona molto bene la touche francese questa volta. Ma sono sempre lì, sui 5 metri, è un gioco in orizzontale, ma non riescono a, a dare respiro, lo fanno adesso i francesi. Questo corre, eh? Sì, non ha numero, questo per corre, cui questo corre e basta, ci rimettiamo a questo corre e arriva il placaggio. Grandissimo recupero del, dei figiani, io pensavo fosse già in mezzo ai pali il francese, invece i figiani ancora a difendere la linea, la loro linea di meta. È gran placaggio della Tulo, ma adesso qui non si scappa, a meta è solo ritardata la meta francese e la gara si riapre a questo punto. La finale quindi per il terzo posto, quella per il plate, adesso torna in assoluto equilibrio, anzi Figi non ha trasformato il calcio, la Francia potrebbe addirittura andare in vantaggio se la trasformazione fosse fortunata. È il solito Terry Bureka. Eh sì, e tra l'altro ha dotato di un buon piede il pallone, il calcio è tutt'altro che laterale, quindi potrebbe Franz Even passare in vantaggio per 7-5. La bandierina non si alza, 5 pari. Aveva qualcosa da dire Bureka. Eh sì. Ha sbagliato un calcio facile. Eh sì. Anche perché era l'occasione del sorpasso, anche perché finisce qui il primo tempo, una meta per parte, non trasformata, 5 pari, avete visto anche la segnalazione dell'arbitro al tavolo della giuria. Adesso si fa interessante, pensavo fosse mini equilibrata la gara. Il tuo pronostico, Umberto, stai tremando, eh? Dici che non la azzecco mai, chi lo sa, qui bisogna vedere a questo punto, eh? 5, sì, però è stato il gioco, l'ha comunque sempre tenuto in mano il, i giocatori figiani. Questo te lo concedo, dai. Potrebbe essere che i francesi possano anche portare a casa la partita, però diciamo che concettualmente i giocatori figiani giocano più a 7 che i francesi e lo giocano un più bel rugby a 7. E questo sì, indubbiamente. Allora, bisogna vedere quanto fisicamente hanno pagato, intanto è impressionante, eccolo qui, sta proprio la Ridui, di Vesea, Vuidravalu, una potenza della natura, impressionante, un paio di penetrazioni, un uno contro uno contro i francesi, di quelle che fanno male. Poi questo invece al secondo tentativo, la meta francese,